Sostenibilità è il mantra del presente e del futuro. In particolar modo, in un settore strategico come il trasporto pubblico urbano, politica e industria stanno convergendo per promuovere una mobilità che sia effettivamente sostenibile. Tra i player che si stanno muovendo in questa direzione c'è sicuramente Scania, che ha appena lanciato una nuova soluzione per i classe 1. Fate attenzione, si parla di un costruttore che attualmente vende oltre la metà dei suoi autobus con alimentazione cosiddetta alternativa, cioè a bassa emissione. Queste sono le premesse della nuova generazione dello Scania Citywide. Qui nella versione 12 metri low floor a gas naturale compresso, pensata e sviluppata per le città di oggi e di domani. Entriamo nel dettaglio. Rispetto alla versione precedente è cambiato praticamente tutto: design, impostazione e allestimenti. E non finisce qui, lo scheletro è in acciaio inox, non più alluminio bullonato. Via la sale anteriore rigido e spazio alle sospensioni indipendenti. Il motore è qui montato in senso longitudinale per consentire l'eliminazione del rinvio angolare. Anche la pavimentazione interna è cambiata, ora realizzata in materiale composito più leggero e resistente. Metro alla mano, lo Scania Citywide nella declinazione a due assi misura 12 metri di lunghezza, 2,55 m di larghezza e appena 3,17 m di altezza, che gli conferiscono un aspetto particolarmente snello nello slancio verticale. A muovere questo 12 metri urbano è il 9 litri Scania, 340 cavalli e 1600 Nm. Per quanto concerne il cambio, è prevista la trasmissione ZF Ecolive 2 a 6 velocità, con Acceleration Control per ottimizzare la fluidità di guida e i consumi, che non fa mai male. Le sospensioni. Davanti troviamo quelle di tipo indipendente, che garantiscono un maggior comfort. Per i pneumatici, due opzioni. Sull'anteriore 315-60 o 275-70, sul posteriore 275-80 o 295-80. Doppia opzione anche per i cerchioni, disponibili in alluminio o in acciaio. Veniamo al cuore dello Scania Citywide CNG. Ecco, il gas naturale compresso che alimenta questo motore è stipato in serbatoi con una capacità di 1575 decimetri cubi, capacità che garantisce ampia autonomia per il profilo di missione cittadino a cui è destinato. L'attenzione del grifone non è riservata però esclusivamente alla sostenibilità, è focalizzata anche sul tema cruciale della sicurezza. Oltre a freni a disco ABS ed ABS, l'impianto frenante è equipaggiato anche con traction control e retarder integrato. E non è tutto. C'è il sistema antincendio per il vano motore. A sostegno del conducente sono previsti la telecamera posteriore e i sistemi di supporto ADAS, che entrano in gioco per scongiurare i pericoli dovuti all'angolo cieco ed evitare la collisione con gli utenti della strada. Il nostro Scania Citywide, a pianale interamente ribassato, si presenta nella configurazione a tre porte doppie, disponibili sia nella versione con rototraslazione interna che nella versione sliding. Presente ovviamente la rampa disabile in versione manuale. Molto elevata la capacità, questo modello del grifone è in grado di ospitare fino a 100 passeggeri, previsti la postazione carrozzina e gli strapuntini. A proposito di sedili, la selleria è marchiata Scania, originale, ma è personalizzabile in base ai desideri dei clienti. Sempre in materia di sedute, sono previsti 4 sedili Priority con bracciolo abbattibile. Infine una nota sulle vetrature laterali. I finestrini sono disponibili singoli o doppi, anche con vetri oscurati.
Il conducente beneficia di un posto guida di primissimo livello, comodamente seduto su un Isri, sinonimo di comodità. Da una postazione ergonomica e confortevole, l'autista domina il volante a quattro razze e un cruscotto digitale che richiama quello delle autovetture di gamma medio-alta, dunque il pannello strumenti, disponibile in versione regolabile o fissa. In ultimo, presente anche un sistema audio con tanto di microfono. In conclusione, il Citywide Agaz dimostra come Scania intenda aggredire ulteriormente il segmento del classe 1. Efficiente dal punto di vista energetico, progettato per aumentare l'attrattiva del trasporto pubblico, offre le più recenti e avanzate tecnologie, garanzia di operatività.